Forum degli incel, cosa ne penso? Salve a tutti, utenti di YouTube da conoscitore italiano. Ebbene, oggi voglio parlare del forum degli incel e realizzo questo video per fornire la mia opinione. Allora, un forum, lo sappiamo tutti, non è altro che un sito internet in cui ci sono molte discussioni. Utenti interagiscono tra di loro, scambiano pareri, opinioni, punti di vista e c'è una interazione completa tra esseri umani che però utilizzano, quindi scelgono di utilizzare per l'appunto un nickname, quindi un soprannome, un alter ego, ok? E esiste anche questo forum, come anche il forum dei brutti. E io sono andato molteplici volte in questo forum per vedere cosa scrivono e la differenza è palese tra questo e quello dei brutti, perché mentre in questo c'è un utente che ha deciso di mettere sotto forma di discussione, per ogni discussione c'è un mio video, ha postato ogni mio video tranquillamente, serenamente, e non sono arrivati commenti cattivi, di insulto, di minaccia o di vitupero nei miei confronti. Nel forum dei brutti invece sono arrivati una marea di commenti negativi, insulti, offese, minacce pesanti a me ed anche alla mia famiglia. Ok? E devo dire che il forum degli incel rispetto a quello dei brutti ovviamente mi piace. Perché? Perché non ho ricevuto commenti offensivi, non ho ricevuto persone che mi diffamavano o persone che in qualche modo andavano contro di me. Quindi questa cosa va in primo luogo detta. In seconda battuta, non ho trovato un clima di odio, di non sopportazione, di inganno, di cattiveria oppure di disprezzo. Ok? Ma tutti sono rimasti sereni e tranquilli. In che senso? Nel senso che anche quell'utente che ha deciso di mettere sotto forma di video in ogni discussione quello che io ho realizzato qua su YouTube, non ha qualcun altro scritto offese, minacce, quanto sei brutto, quanto è brutto questo signore, il signor conosciuto italiano, oppure frasi ingiuriose nei miei confronti, barra nei miei riguardi. Assolutamente no. Tutto è rimasto sereno, tranquillo e pacato. Nessuno ha avuto modo di scrivere insulti, minacce o vituperi nei miei riguardi. Quindi da questo punto di vista io preferirò sempre il forum degli incel rispetto a quello dei brutti. Ok? È un covo di depensanti il forum degli incel? No. È un covo di persone cattive? No. È un luogo dove ci sono persone educate e rispettose? Sì, mi dispiace doverlo ammettere. Però sì, ci sono persone in gamba, intelligenti, pacate, responsabili, educate, gentili, rispettose. Ripeto, sottolineo, ripeto, non ho trovato neanche un commento negativo su di me. Non ho trovato neanche un insulto scritto. Non ho trovato neanche un messaggio di diffamazione nei miei confronti, barra nei miei riguardi. Cosa che invece si è verificata più e più volte sul forum dei brutti. Ora, non mi venite a scrivere per cortesia chi entrambi i forum sono uguali. Perché? Perché vi vengo, simpaticamente parlando, a sputare in un occhio. Perché? Perché non è così. Ragazzi, qualsiasi essere umano dotato di un po' di ingegno, dotato di un po' di cervello, capisce, si accorge che mentre nel forum dei brutti c'è questa voglia di seminare odio, secondo me, violenza, minacciare, dileggiare, vituperare, insultare gratuitamente chi non fa nulla di male agli altri, nel forum degli incel tutto questo non c'è. Palesi i video che io, o meglio che un utente, ha deciso di mettere su questo forum, e sono i miei video. Ognuno, per ogni discussione, c'è un video con una mia, con un mio, cioè c'è una discussione per ogni video che io ho realizzato. Ringrazio questo ragazzo o signore che l'ha messo, perché nessuno ha avuto la cattiveria di scrivere cose cattive di pessimo gusto nei miei confronti, barra nei miei riguardi. Ok? Altra cosa da non sottovalutare: le persone che compongono questo forum
Sono quasi tutti personaggi che non vengono ad essere dei troll, non sono dei troll, sono personaggi molto più responsabili, molto più maturi rispetto, secondo me, al forum dei brutti. Cioè ci sono persone che popolano questo forum che sono veramente a modo, gentili, educati, rispettosi, che non vanno a seminare cattiveria, odio, minacce oppure cose schifose e scabrose. Punto e a capo. Ok? Quindi, riassumendo brevemente, io vi posso quindi garantire che nessuno deve meritarsi odio, nessuno deve meritarsi rancori o minacce o insulti. Però, ripeto però, nel forum dei brutti questo accade. Ed io sono vittima di cattiveria, di insulti, di minacce da parte di alcuni, non tutti, componenti del forum dei brutti, che continuano a scrivere insulti, diffamazioni nei miei confronti, barra nei miei riguardi. Cosa che non c'è, cosa che non si verifica, cosa che non capita, cosa che non si realizza nel forum degli incel, dove il clima d'odio non c'è, dove il clima di violenza e l'innescare odio, rancore nei confronti del conoscitore italiano non c'è e non è presente. Anzi, ripeto, hanno messo in ogni discussione un mio video e vi posso garantire che non ho trovato un commento negativo. Se voi trovate qualche commento negativo, siete liberi di scrivermelo. Guarda, io non ho scritto queste cose qui negative, ma sono convinto che non troverete neanche un clima di odio e neanche un commento negativo nei miei confronti. Ok? Questa è la mia opinione. Punto e a capo. Chiudendo il video di oggi, breve ma auspico efficace ed utile per voi, andate a cercare questo forum, iscrivetevi, partecipate, mettete qualche altro mio video, oltre a quelli che un bravo ragazzo o signora ha messo già nel forum in questione. Fate crescere anche questo canale. Vediamo quello che succede. Ma sono convinto che anche se nel caso in cui voi andate a pubblicare altri video di questo pregiato canale, non arriveranno commenti di odio, di diffamazione, di cattiveria, di insulto o di minaccia, come è successo nel forum dei brutti, dove sono stato minacciato pubblicamente e dove anche la mia famiglia, padre e madre, sono stati minacciati. Hai fatto qualcosa contro il forum dei brutti? Domande rivolte a me? No. Non ho fatto nulla, non ho tolto neanche un capello a chi fa parte di questo forum. Eppure ci sono persone che mi hanno insultato, mi hanno dileggiato, mi hanno diffamato e mi hanno letteralmente offeso gratuitamente. O perché mi mancano i capelli, o perché magari ho il viso un po' magro, o perché ho, diciamo così, un modo di parlare non proprio così gradevole, oppure perché ho una voce non piacevole, non bella da sentire, da ascoltare. Ecco, tutte minacce che io reputo assurde, incredibili e di cui bisognerebbe, secondo me, vergognarsi. Ecco, io invito quindi il forum di Jens a proseguire così, ad andare avanti. Spero che rimarrà per sempre in vita su internet. E mi auguro che qualcuno metterà altri video nel forum di Jens e che arriverò lontano, perché mi merito di arrivare lontano. Grazie a tutti voi, utenti di YouTube, dal conoscitore italiano di tutto. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, datemi la vostra opinione, ci tengo ad averla. Un saluto a tutti i componenti, nessuno escluso, del forum degli Insel. Li invito a proseguire così e a fare sempre meglio per quello che è il web e per quello che può essere il mondo di internet. Ciao!